civile. La seconda domanda è, che viene spontanea, direbbe quel vecchio conduttore televisivo, sorge spontanea, perché leggere questo libro? Di solito in un romanzo ci appare la storia. Torno per un attimo ai Dove si fosse. Noi siamo attratti dalla vicenda di Renzo e Lucia, salteremo volentieri tutte quelle digressioni storiche, ma faremo malissimo, le digressioni storiche sulla peste, la carestia, la guerra, eccetera. Qui invece, stranamente, ci attrae più l'estasi che la realtà, più il viaggio immaginario che il viaggio reale, più le storie dei sacri che le storie sentimentali dei personaggi. Il reale, ripeto, è quasi marginale rispetto alla bellezza fascinosa della classicità ed assume valore il presente solo se visto come proiezione di quella bellezza. Potremmo dire che Voglio vederti danzare, il romanzo di Salli, è una sorta di romanzo di formazione a due facce, per l'autore e per il lettore. Da una parte l'autore intraprende un iter pulcritudinis, un viaggio di bellezza che origina il piacere di viaggiare per scrivere e la necessità di scrivere per viaggiare. Dall'altra invece il lettore si trova, come dicevamo prima, storie scappate dai musei che arrivano da un passato remoto e parlano di grande bellezza, della bellezza di una scultura, della bellezza di un paesaggio, della bellezza di un volto. Chi legge in fondo viene invitato a specchiarsi in un'epoca in cui soffiava il vento dell'arte mirabile di Crassidele o di Lisippo e in cui si gonfiavano i sogni imperialistici di grandi condottieri come quello di Alessandro Magno o di Alessandro il Molosso. E così il lettore, davanti alla narrazione di queste epopee dormienti, fatta da Salli con grande maestria, epopee dormienti che hanno il profumo di civiltà raffinate, addivana un filo, ne tiene un capo, quel filo che lega tutte le civiltà, quel filo che tutto tiene più di quanto si possa immaginare. Quel filo poi, che nella nostra vita quotidiana, ci aiuta a districarci nelle sue tortuosità labirintiche. Come professore non posso settare due parole esaustive, carissimo Sacco. La scrittura è appropriata, direbbe Gianfranco Contini, è uno stile mescidato, fatto di zone grammaticali, colloquiali e quotidiane, e di zone post-grammaticali che vanno al di là del vocabolario usato, fatte di parole volutamente di uso raro, arcaiche, obsolete. Ve ne cito qualcuna, anch'io ho insegnato italiano letteratura per 35 anni, ho usato il vocabolario in tutta tranquillità per documentarmi. Quindi, secondo me, uno che vuol conoscere non deve assolutamente vergognarsi. Usare il vocabolario è un segno di umiltà e di voglia dello stesso di conoscenza. Allora vi dicevo, parole arcaiche, ve ne cito qualcuna come iconemi, che sono la vita stilistica di Procedere, per usare un'espressione cara a Montale. Salli fa cozzare l'aulico col prosaico, con effetti di straniamento. Non mi aggredisci che parole usa, è semplicissimo. Invitandoci in determinati momenti ad essere interattivi come lettori, a usare il vocabolario, Salli sospende il nostro coinvolgimento emotivo per la narrazione e al tempo stesso pretende da noi un atteggiamento analitico e critico di fronte ai fatti rappresentati. D'altronde, la tensione emotiva, partecipativa che intride larga parte del romanzo, oserei dire il lirismo di certe pagine, non risultano mai artefatti, ma scaturiscono sempre dalla naturale, spontanea
sensibilità dello scrittore. Chiudo con l'ultima domanda: cosa augurare a questo libro? Non meravigli questa domanda, perché voglio ricordarvi che nel Medioevo gli scrittori, i poeti, chiudevano le loro canzoni con una strofa detta concetto, con cui auguravano al loro componimento di trovare buona accoglienza presso i lettori. Allora il mio augurio è che le pagine di questo libro possano risplendere, per dirla ancora con Montale, come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Il croco è un fiore, come un fiore in mezzo al polveroso prato della superficialità che caratterizza la nostra società, consentendo al lettore, e qui cito l'autore che ha avuto una bellissima conclusione in una delle pagine finali, un messaggio veramente toccante. Io come ex professore lo metterei in ogni aula questo messaggio, sentite, veramente di un alto senso etico, consentendo al lettore, come ci dice l'autore, di farsi sedurre solo da quei personaggi che con ricerche pazienti, tenaci e rigorose dilatano gli spazi del tempo, scuotono le pigrizie mentali, giocano con le idee piuttosto che con le tastiere, scompigliano i pregiudizi e i luoghi comuni, leggono i fatti in profondità, indicano una direzione da seguire, di modo che veramente la nostra penisola diventi un prosceno, un palcoscenico su cui tutti possano finalmente danzare, consapevoli che dietro ogni storia c'è un'altra storia e poi un'altra ancora e così via, e che tutte le storie sono intrecciate come fili di ragno indistricabili, capaci però di donare percorsi di una sorprendente e inimmaginabile felicità. Grazie. Alla zona archeologica di Armento, detta pure Serra Rustano, che si giunge girando colline sinuose e verdeggianti, tra le quali si conquista un dolce pianoro, da cui parte una stradina polverosa e dissestata, che mette a dura prova gli ammortizzatori del lago, bordata da grumigli di verdure odorose che appagano le narici, svoltata in una curva in ripido pendio, compare sulla destra un tratto roccioso, frequentato da un gruppetto di pecore che entrano ed escono, sostano sul piazzo al distante e qualche volta si aggrappano al bosperone calcareo. Fermati, fermati Marco, sussulta Cinzia. Guardate che spettacolo, ragazzi. Fatemi scendere per scattare una foto. Marco l'accontenta e Silvia la seconda l'entusiasmo. È un presepe naturale questo paesaggio rupestre, anche se rischia di scomparire. Si spostano, fotografano, parlano e nei gesti, nelle parole e negli sguardi si legge tutta l'ammirazione per quel pastore ricurvo sul bastone all'ombra, all'ombra di una quercia che sorbiglia il gregge. È il protagonista di un passato che resiste, di un'epoca che perdura l'ineluttabile incendio di un mondo di plastica e che plasticamente restituisce l'immagine di un tempo altro, di quando si camminava e non si correva, per sentire in un posto il profumo del vento, per contare le rughe sul viso di un vecchio, con tanta voglia di parlare, per scorgere sembianti uomini o animali in ghirigori di rocce e tronchi di ulivo. Sapete una cosa, ragazzi? Questo pastore mi ricorda Esiodo. Ma quello era un grande poeta, mica un capraio, Cinzia, la contraddice Siria, regalandole qualche informazione in più. Qui lo chiamano l'eremita perché vive con gli animali in quella carrozzuppola di legno e zinco e dice che non ha voglia di tornare in paese perché ne troverebbe a suo agio. Infatti, normalmente, sono i suoi familiari ad aggiungerlo qui a rifornirlo di vivere in mente. Guarda che Esiodo fu pastore e poeta, e per me anche questo pecoraio scrive la sua poesia, racconta il sorriso della natura e fa emozionare chi passa da queste parti. Del resto, cultura e cultura hanno la stessa
radice, l'una nutre il corpo, l'altra nutre la mente, così nasce l'armonia dei luoghi. Ferma e diffusa che i beni culturali e paesaggistici rappresentino l'architrave del nostro paese e possono favorire gli interrotti flussi turistici e quindi anche maggiori redditi. Infatti spesso si sente dire in giro che con la cultura non si mangia. E questa falsa convinzione ci lascia indifferenti agli incanti naturali e alle rilevanze artistiche che ci circondano. Durante le mie frequentazioni di musei e siti archeologici mi sono imbattuta in aree abbandonate ed in beni meritevoli di attenzione ma scarsamente valorizzati. E mi è capitato di sentire storie spregevoli di saccheggi, ruberie, traffici illeciti e transazioni fuori legge. Di apprendere normative lacunose sulla titolarità e sul commercio delle opere d'arte e di antichità, di leggere sentenze incerte sulla responsabilità di tanti frodatori e dissipatori del nostro irriproducibile patrimonio. Tuttavia, ora mi piace immaginare la nostra penisola come una specie di palcoscenico dove possono finalmente danzare tutti, il satiro di Mazzara e il satiro di Armento, l'efebo di Sellunte ed il cavaliere di Gumento, l'atleta vittorioso e lo Zeus ruggente, i guerrieri di Liace e di Bronzetti d'ogni canto, di Apollo, Hermes ed Eracle ovunque sparsi, con Sileni, Fauni, Menadi e di loro magici tirsi. Prova a immaginare il bagaglio di intuizioni, visioni, tecniche, esperienze e conoscenze di chimica, fisica e geometria che c'è in tutte quelle variegate forme bronze che sfidano lo spazio circostante, la diversità delle civiltà che si rappresentano e tramandano, l'insieme dei significati, dei valori e degli ideali che contengono ed esprimono e tutte le vicende esaltanti e travagliate che incarnano e raccontano e continuano ogni ora a raccontare, proprio come quelle che ho appreso nel mio viaggio di ricerca e che mi hanno insegnato tra l'altro questa cosa, che dietro una storia c'è sempre un'altra storia e poi un'altra ancora e così via, e tutte quante sono intrecciate come fiumi di ragno indistricabili, originando i percorsi più sorprendenti e inimmaginabili. Innanzitutto un affettuoso ringraziamento a chi mi ha dato la possibilità di essere qui con voi questa sera in questo maestoso e suggestivo palazzo antico che domina questo centro abitato di Toccata, con il quale anche noi che proveniamo da Padua condividiamo senz'altro dei frammenti significativi di storia, perché mi è noto che anche questo feudo in passato ha conosciuto la dinastia dei San Severino, quei San Severino di cui la citata Maria De Cardona era parente, quei San Severino potente casate che ha dominato in maniera incontrastata la vita politica, sociale, economica di tanti feudi del nostro mezzogiorno, e mi è anche noto come dalle vie di questo paese siano anche passati i sogni di libertà, di indipendenza, di rivoluzione, che hanno camminato sulle gambe di Pisacane e dei suoi 300, che poi si sono spenti quando, come disse Mercatini, furono dalla certosa in muri, studivano suonare trombe e tamburi, e quindi quei sogni purtroppo caddero, perché come accadde qui a Torbata, dove la gente quel giorno del discorso di Pisacane fu distratta dalla festa del Santo Patrono, anche a Padua il popolo non seguì questi sogni e quindi, come è noto, la rivoluzione di Pisacane miseramente fallita. E dunque, grazie, dicevo, a chi mi ha consentito di essere qui innanzitutto a questa associazione denominata staff organizzativo degli eventi di questo castello, di questo palazzo antico, ed in particolare la carissima amica Alessia Vincenzo, che con tanta disponibilità e sensibilità ha curato nei minimi dettagli questa organizzazione, ma anche a tutti gli altri componenti dello staff, quindi anche alla Toroco, all'amministrazione comunale qui rappresentata dal sindaco, che ringrazio per la sua presenza, la sua attenzione, e a cui manifesto il mio apprezzamento per aver saputo ristrutturare nel migliore dei modi questo palazzo antico, perché diciamo quello che diceva il professore, lo anticipava,
questi nostri borghi devono continuare a vivere, perché questi borghi rappresentano il tessuto identitario del nostro paese, quindi dobbiamo fare in modo, nonostante purtroppo ci sia questa dinamica di spopolamento che sta un po' caratterizzando dappertutto, dobbiamo fare in modo che questi borghi continuino a vivere, e queste sono delle magnifiche occasioni che appunto si creano proprio perché un'amministrazione comunale è capace di ristrutturare questi ambienti che conservano tanta storia e tanta memoria. D'altronde, come diceva Pio Paolo Pasolini, noi siamo una forza del passato. E perché siamo una forza del passato? Perché proveniamo proprio dalle case, dalle chiese, dalle piazze, dai mercati, dai quartieri di questi borghi abbandonati sugli Appennini. Poi mi sia consentito un affettuoso ringraziamento ai relatori di questa presentazione, quindi la dottoressa Gaia Isoldi, mi compiaccio perché il tuo intervento è davvero colto i punti essenziali di questo mio romanzo storico, e il professore Giuseppe Caruso che con il suo intervento così pregnante, così suggestivo, ha davvero mi ha offerto a tutti noi degli spunti davvero interessanti, qualcuno dei quali tenterò di cogliere nel corso della mia presentazione, sperando poi di essere, come dire, all'altezza delle vostre performance narrative, ma anche delle performance artistiche dei due lettori che davvero hanno, non dico letto, ma interpretato alcuni passaggi di questo mio romanzo, dandomi anche l'idea di trovarmi dinanzi a persone molto simpatiche che si sono immedesimati appunto nel testo e nella struttura narrativa, e ringrazio anche chi ci ha piacevolmente accompagnato, Mattia, che ci ha piacevolmente accompagnato con la sua tastiera. Come infine ringrazio l'amico dottore Cusatti, dirigente, ex dirigente dall'invenzione da poco del nostro tribunale di Lagonegro, attualmente giudice presso la commissione tributaria provinciale di Stato. In questo modo, ad un impegno amministrativo che è un reso tale, bisogna anche, diciamo, tramite i mass media evidenziare certe cose, perché bisogna dare merito quando le cose davvero si fanno e non stanno lì sempre paventando, che appunto è un viaggio estatico. Io all'immaginazione aggiungerei anche la curiosità di cui diceva il dottore Cusatti, perché ecco, la curiosità secondo me è una forza importantissima. Io dico sempre, soprattutto agli studenti, quando presentiamo dei libri nelle scuole, che la curiosità è figlia dell'ignoranza nella mamma di tutte le conoscenze. E tornando all'immaginazione di cui si diceva in questa epigrafe, effettivamente, come è stato detto molto bene da chi è intervenuto prima di me, questo libro è un viaggio. Ma prima e ancora prima di essere un viaggio fisico, materiale, è un viaggio appunto immaginario, immaginifico, estatico, visionario, fantastico. Il professore questo l'ha detto molto bene e ha centrato davvero. È prima di tutto un viaggio estatico, immaginario, visionario, e dopo un viaggio fisico. Perché nel momento in cui io, così identificandomi nella protagonista di questo libro, la Cinzia, ho fatto questo viaggio che mi ha portato da Napoli a Mazara ad Armento, e quindi ho attraversato tutta la parte meridionale di questa nostra stupenda, magnifica penisola che striscia nel Mediterraneo con le movenze sinuose di un serpente, ho attraversato, ho avuto la possibilità di attraversare dei campi verdeggianti di palme, di olivi e di carrubi, ed immaginare che cosa? Immaginare Ade, il dio degli inferi, che aveva rapito Perseide. E quando ho avuto la possibilità di attraversare campi biondeggianti di messe, ho immaginato cosa? Demetra. Demetra finalmente contenta per aver ritrovato la sua figlia Persefone, appunto rapita da Ade. E quando mi sono imbattuto in campi profumati dall'odore intenso delle zanne, o del mirto, del cisto, del lentisco, del gelsomino, della ginestra, ho pensato a quei campi profumati
profumati intorno ad Enna, così meravigliosamente descritti da Ovidio nelle Metamorfosi. E quando, nel caldo estivo, mi sono un po' infrancato tra colonne di antichi tendoli, ho pensato a Pindaro mentre scriveva i suoi ditirambi, oppure ad Euripide mentre scriveva i suoi baccani. E poi ho attraversato quei borghi di cui dicevamo, questi borghi che, come dire, hanno tante storie da raccontare, se non fosse che molto spesso, quando attraversiamo questi borghi, troviamo case vuote, case mute, perché si stanno spopolando e noi ci dobbiamo impegnare, perché questo viaggio per me è innanzitutto questo. Un viaggio che intende provocare la meraviglia, lo stupore per questi borghi antichi che raccontano il nostro passato, ma anche una riflessione su dove stiamo andando, perché stiamo abbandonando questi borghi, perché questi borghi sono il DNA, sono il tessuto identitario del nostro paese. Se l'Italia è una espressione culturale, come diceva Carducci, replicando a Metternich, che l'aveva definita una appendice geografica, e come vorrebbero anche oggi i burocrati europei, se l'Italia è un'espressione culturale, questo deve soprattutto a questo, alle storie contenute in questi borghi. Quindi, anzitutto questo, un viaggio attraverso i nostri meravigliosi borghi, un viaggio anche nel patrimonio storico, artistico, archeologico del nostro paese. Perché vedete, noi quando parliamo di patrimonio culturale del paese, lo intendiamo così come lo intende il nostro codice dei beni culturali, cioè il decreto legislativo 4204, che definisce il patrimonio culturale della nazione come l'insieme dei beni culturali, cioè i beni storici, artistici, archeologici, demoetnoantropologici, archivistici, museali, teatrali, librari, e l'insieme dei beni paesaggistici, quindi cultura e paesaggio. Questi sono i due, diciamo, architravi su cui poggia appunto il sistema paese. Ed è in questo patrimonio culturale che io intendo fare questo viaggio. Anche qui, per esaltare la unicità e la singolarità del patrimonio che possediamo, ma ahimè, per evidenziare le tante pecche di cui molto spesso siamo testimoni. Perché vedete, quando mi trovo insieme alla protagonista a Mazzara e si rimane estasiati di fronte a questa scultura in bronzo alta 2 metri, di questo satiro che danza alla perfezione, no? Quando si va a visitare il Museo del Stadio Danzante si viene accolti proprio dalle parole di Franco Battiato. Perciò ho messo il titolo "Voglio vederti danzare", perché c'è una targa proprio dinanzi a questo satiro "Voglio vederti danzare". E quindi si rimane estasiati dinanzi a questa scultura in bronzo che la critica prevalente attribuisce a Fassigliere e che pone tutta una serie di domande. Ma perché questa scultura fu realizzata da Fassigliere? Per quale motivo? E perché dalla Grecia è stata trovata a 500 metri di profondità nel mare di Sicilia e quindi oggi si trova nel Museo Danzante di Mazzara? Ma queste domande non posso dare una risposta, altrimenti non leggerete il libro, perché la protagonista, ecco, con la sua curiositas, cerca di dare appunto una risposta a queste domande. Ma per dare una risposta a queste domande, purtroppo che deve fare? Quello che diceva la dottoressa Gaia, è purtroppo in mancanza di storie scritte, di testimonianze scritte, ma anche di brochure, di pannelli informativi, è costretta a rivolgersi ad un esperto del posto che le racconta appunto questa storia. Perché purtroppo capita questo. Molto spesso quando vai a visitare dei musei, delle aree archeologiche, ti imbatti in delle cose mirabili ma di cui non ti sanno dire niente o poco niente. Mi è capitato anche da me, quando sono andato a visitare questo paese di 800 abitanti, dove sapevo che c'era e c'è un'area archeologica importantissima, una delle più importanti aree archeologiche, poco nota, addirittura chiusa,
teatro dove sono state trovate delle tombe principesche, e questo satiro, questa scultura di satiro pugnante, è stata ritrovata in una tomba principesca. E quindi uno si pone la domanda: ma perché una tomba principesca ad Almendo, in questo paesino sperduto sugli Appennini? E anche lui è capitato a me, è capitato a Cinzia, no? Dice: ma avete una storia su questo satiro? Come posso fare per saperne di più? E anche qui è costretto a rivolgersi ad un personaggio del posto che volontariamente aveva messo da parte degli appunti e ha raccontato questa storia. E purtroppo anche lì mi è capitato cosa? Vado a visitare l'area archeologica e trovo un cancello chiuso. Beh, siccome è un po' distante da casa, che faccio? Dico: vabbè, chiamo il sindaco. Chiamai il sindaco, bravissima persona, e poi mi dice: guardi, il sito è del comune di Almendo, ma l'area è vincolata e quindi la gestisce la sovrintendenza. Dici, insomma, non vogliono fare brutte figure solitamente. Dice: vabbè, non si preoccupi, io un mazzo di chiavi ce l'ho, come faccio questa volta la cortesia di aprire quest'area archeologica, no? E quindi poi mi venne ad aprire e mi fece visitare quest'area. Ed anche qui, tramite questo personaggio, che poi questo è un espediente narrativo, ho cercato di raccontare le vicende appunto di questo sacro pugnante e capire perché questa scultura si trovava in questa necropoli doviziosa di beni, che addirittura in una tomba principesca. Ma questo lo saprete leggendo il romanzo. E quando sono andato ad Almendo, c'è stato un prete che è praticamente intervenuto e ha detto al sindaco: sindaco, questo romanzo è un romanzo progetto, cioè nel senso che ci dà delle indicazioni su come dovremmo fare, perché io qui nel romanzo dico: ma scusate, vi lamentate che da Almendo vengono pochi turisti, e va bene che è un paese di 800.000 abitanti, però qui avete delle cose talmente significative, avete questo satiro che è attribuito alla scuola di Lisippo. Stiamo parlando di due satiri che sono sculture originali greche, non ce ne sono tutte in giro, anche perché molte sono andate disperse, molte rubate, molte si trovano in musei stranieri. Avete qui questo satiro, ma avete qui anche il famoso cavaliere di Brumellum, che si chiama così, ma è stato ritrovato ad Almendo, e che è un'altra scultura bronzea molto rinomata. Avete qui la cosiddetta corona di Critonio, che è un inserto d'oro del V secolo avanti Cristo. Dico: ma non si possono mettere insieme ed esporre queste cose che possono essere un'attrattiva maggiore per i turisti? Dice il sindaco: purtroppo non sono qui, si trovano nei musei stranieri. Ed ecco la riflessione che io intendo far fare attraverso questo mio romanzo, perché come anticipava bene il professore, non mi piace scrivere per il gusto di scrivere. Scrivo per seminare dei messaggi. Non predilico le scritture che fanno evadere le persone. Preferisco, se possibile, invadere le persone con dei messaggi, con delle testimonianze. E un messaggio che io voglio far passare attraverso queste pagine è proprio questo. Cioè, noi mandiamo questo singolare, inestimabile patrimonio storico, artistico e archeologico, ma purtroppo non lo tuteliamo abbastanza, lo trascuriamo, forse perché abbiamo un eccesso di passato, un eccesso di bellezza, ma di questa bellezza noi ci siamo dimenticati. Perché il satiro pugnante di Almendo si trova nel Museo Archeologico di Baviera? Perché il cavaliere di Brumellum si trova al British Museum di Londra? Perché un atleta vittorioso di Lisippo si trova al Getty Museum di Los Angeles, come la dea di Morgandina, che fortunatamente è ritornata in Sicilia nel 2011? Perché il 50% del nostro patrimonio artistico e archeologico si trova purtroppo nei musei stranieri? Perché buona parte dei quadri di Tiziano, di Antonello da Messina, di Caravaggio, si trova nei musei stranieri? Ma è possibile che siamo così distratti e ci facciamo, poi diciamo che siamo figli dei greci? Ma i greci difendevano la bellezza. Voglio tornare un attimo, vedo che fai questa faccia, però Omero che cosa ci ha insegnato?
Quando Omero, purtroppo ci troviamo dinanzi a normative abbastanza lacunose, che non ci consentono di agire nei confronti di tanti fondatori del patrimonio, del nostro patrimonio, perché molto spesso si discute se un bene ritrovato a 300 metri dalla costa o prima è dello Stato dove è stato ritrovato oppure appartiene su acque internazionali. Perché purtroppo ci troviamo di fronte a una giurisprudenza oscillante da questo punto di vista. Sapeste in quante sentenze mi sono imbattuto in cui tanti ladri del nostro patrimonio sono andati assolti, buona parte per prescrizione, come quelli del Getty Museum di Los Angeles, dove c'è il 30% del patrimonio archeologico del nostro paese, sono stati indagati, sono stati inviati a giudizio, purtroppo le sentenze arrivano quando i reati si sono già prescritti. Una volta mi sono imbattuto a quelle figurazioni anche di scene mitologiche, raccontano di civiltà passate, declinano la grammatica di altre civiltà, ci fanno capire come gli antichi banchettavano, di come si seppellivano i morti, l'ideologia del banchetto, l'ideologia funeraria, ci fanno capire tante, tante cose. E però, se l'Italia ha questa grande reputazione, ha bisogno però di una grande innovazione. Noi la dobbiamo saper raccontare. Perché molto spesso, ecco, noi guardiamo le meraviglie d'Italia, questo programma stupendo di Alberto Angela, stupendo, quindi ci racconta le tante meraviglie, però sono cose episodiche. Noi invece dobbiamo fare un grande progetto narrativo del nostro paese, che non sia episodico, che non sia occasionale, ma che sia costante, che sappia mettere insieme storia, memoria, identità, geografia, che metta tutto insieme. Noi dobbiamo fare un progetto, perché soltanto così possiamo davvero far valere questa grande bellezza che noi possediamo, perché il futuro del nostro paese, come diceva all'inizio, è strettamente legato alla sua grande bellezza. Se non ci sono altre domande, passiamo all'esibizione di Dante Falci di Veronica Magro. Adesso è giusto il tempo per organizzare la sala, quindi proseguiamo con l'esibizione di danza a cura di Veronica Mauro e seguirà l'esecuzione musicale a cura del pianista Mattia Scarpino.